Oggi 5 novembre, ore 16:30, guardo questo bel cielo illuminato dall'ultimo raggio di sole della giornata, guardo la parte in alta visiva ottica e vedo questi bellissimi alberi secolari. Sì, più o meno avranno 200 anni, domino a me la veduta aerea di questo bel cielo della provincia di Lecco, dove io stesso in questo momento assumo oggi un'altra mia personalità, diciamo pure autunnale, e vado a vedere lo specchio della Villa Gomez nell'acqua. Qui è un effetto ottico che per la prima volta dopo tanti anni vedo un piccolo laghetto in mezzo al parco della Villa Gomez, il parco da me più amato, sebbene in Lombardia ci siano tanti parchi, ma qui ho vissuto una vita si può dire anche di abbandono, dove feci bensì più di 15 anni fa un quadro che lo rispecchiavo nel periodo che ero vivente in quel periodo, perché deve pensare che ogni quadro nasce con l'emozione dell'individuo nel momento attuale in cui vive. Ma devo dire che in quel momento ho vissuto una sembianza lecchese, dove anch'io in questo momento sto vivendo un'altra emozione piena di vita, di luce, e soprattutto la Villa Gomez che si specchia in questo reverbero d'acqua. Guardate che bello! Mi domando, ma cos'è più bella, la parte rispecchiata nello stagno o la parte sovrastante? Ma l'importante è che qui si abbia la doppia immagine della Villa Gomez. Poi la storia la sapete ben tutti dai miei video antecedenti. Guardate l'aspetto autunnale, come oggi entra nella mia personalità, in sembianza di essere anche malinconico e morente in una stagione che sta per finire e poi ritornerà nell'anno successivo un'altra primavera. L'importante è che ogni senso naturalistico abbia ogni giorno, ogni stagione, il nascere e il morire, in quanto dimostra quattro aspetti differenti del vivere annualmente. Guardate che bello questo specchio d'acqua, io mi trovo qua, non so più dire quante parole io abbia da dire a guardare questa natura che rispecchia anche, si può dire, il mio io. Ma poi devo dire che sono alla Villa Gomez, dove si sente il rumore dolce di un applauso di un pianoforte, io lo chiamo così perché la dolcezza della musica implica il piacere di continuare a parlare, di vivere in un'atmosfera tale in quanto si ha la sembianza di vedere e ascoltare due cose insieme che danno vita all'essere umano. Guardate che bello questo viale qua alberato che conduce al cancello della Villa Gomez. Io ho qui tantissime cose da dire, tantissime, vi mostro anche la bacchecca, opera dell'architetto Attilio Rolla. Fu costruita in 8 mesi, in fretta, tra il 1880 e il 1881, su commissione del musicista brasiliano Antonio Carlos Gomez. Ma guardate, guardatela qua, vado dal direttore perché mi conosce, ma forse oggi domenica 5 novembre 2023 codesta persona non c'è, ma ricorda sempre di me quando venivo in questo parco qua con una tela e riportavo il mio io, la reversibilità della mia persona su tela. Sono passati tanti anni e io vivo come il mutamento delle stagioni che ha il flusso continuo dell'esistere e nel cambiamento, come un pittore che non è mai stabile della propria personalità, ma in continuo mutamento. Ma guardate che bella la Villa Gomez, là era il mio terrazzo dove io andavo su a disegnare le montagne lecchesi, il Resegone. Guardate, guardate qua che spettacolo, Aldo alla Villa Gomez, oggi.